Your Eminence, you know, a while ago you mentioned the different charism of each congregation, yes, which is really for us, you know, we now understand why the Jesuit are different from the Franciscan, are different from the Vicentian to the Salesian, because each charism really spoke of their, you know, religiosity, right? And what we, you know, the Filipinos like to learn is that, in your opinion, do you think by being a member of the religious order would be more effective or constructive for them, or rather to remain a diocesan priest? Bene, si può rispondere che certamente ciascuno religioso che ha un carisma particolare evidentemente va nel milieu umano dove il suo carisma può essere attuato, può essere effettivo. Per esempio, il gesuita, almeno tradizionalmente, si muoveva piuttosto nei quadri, diciamo, intellettuali e di politici che avevano grande influsso sulla società. Il domenicano si muoveva soprattutto nei ambienti intellettuali, il salesiano si trovava o lavorava tra i giovani, dunque è evidentemente la parola che portava ciascuno di loro era adatta all'ambiente in cui lui lavorava. In questo senso c'è una certa differenza di messaggio portato da tale o tale comunità religiosa. Sì. So the community, the religious community life, you think is really helping them a lot to preserve, you know, their identity and also to really love their vocation. So in short, you know, that there is some beauty in being with the religious order, right, mm-hmm. Eminence? And I agree with you. Now, Your Eminence, because, you know, in our country, the diocesan priests are more than the religious priests, you know. Are more? Yes, more than the religious priests. Yes, yes. And, you know, but the diocesan priests are more in contact with the people because of their work in the parishes, mm-hmm. you know. So what do you think would be more advisable, or what can you suggest? Do you think that the two can work together? Do you think the religious, you know, priests can really help in their services, you know, to promote the gospel, to promote the spirituality of, or their charism in the diocesan level? Do you think they can work together? Mm-hmm. I think that pastoral work in a diocese must be one unit. Mm-hmm. È il capo, diciamo, dell'azione pastorale in una diocesi è il vescovo. Il vescovo che ha un piano pastorale per la sua diocesi, o può avere anche la conferenza episcopale un piano pastorale per tutta la nazione, e evidentemente i sacerdoti diocesani si inseriscono e lavorano secondo questo piano pastorale, ma anche i sacerdoti religiosi. Il sacerdote religioso, in quanto al suo lavoro pastorale, dipende e sotto l'autorità del vescovo, anche se il vescovo deve rispettare il suo carisma particolare e anche, diciamo, promuovere questo carisma particolare, ma il sacerdote religioso collabora con il sacerdote diocesano nella realizzazione del piano diocesano pastorale, e lo fa con uno spirito particolare, un approccio particolare secondo la sua spiritualità, ma essenzialmente deve eseguire il piano pastorale che è stato stabilito dal vescovo diocesano insieme con i sacerdoti. It's a beautiful, you made us
understand easily the difference between the diocesan, you know, and the religious orders. And then both of them had their own charism. Both of them have their own pastoral plan. But what you said, that they should work together for the benefit of and the good of the church, I think that is really beautiful. You distinguish it really, you know, very clearly, you know. Io aggiungerei a questo, a questa questione un altro pensiero. Il sacerdote religioso in genere vive in comunità, fa parte di una comunità di fratelli e vivono insieme, pregano insieme, hanno lo stesso stile di vita e si sostengono mutuamente. E questo è un grande aiuto per la vita spirituale e anche per il lavoro pastorale. Ora, in questi ultimi anni, soprattutto ricordo nell'ultimo sinodo dei vescovi africani, è stato espresso il pensiero, il desiderio che anche i sacerdoti diocesani formino in un certo senso delle comunità, che vivano insieme per avere una vita la vita spirituale, diciamo, più forte, più profonda, tramite la preghiera in comune, tramite l'aiuto fraterno, e così anche il loro lavoro pastorale sarà più efficiente. You are right, Eminence, you know, that the community life is very important with the religious order. And I'm glad that you said recently the synod of the African Synod of Bishop, that the diocesan priests are contemplating to have this community life, I think, and to live together, pray together. I think it's a very good idea. It's very important. It's very important. Yes. In the African Synod, it was said the apostolica vivendi forma, like the group around Jesus, the apostles, with Jesus, a community of disciples living together, praying together, help one another, and so the spiritual life is more enhanced. More enhanced.